Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel nostro survival. Ciao Lari. Ciao! La volta scorsa abbiamo fatto questa cosa, che è uno spazio in cui abbiamo fatto questo generatore di cobblestone, che sì, è ancora vuoto, però troveremo della lava ragazzi. E non siamo al 100% sicuri di tutto ciò, insomma, perciò vorremmo anche sapere da voi nei commenti cosa potremmo cambiare, se va bene così, se coprirlo, perché come vedete è scoperto, non c'è un soffitto. Sì. Oppure lasciarlo così, insomma. Anche perché ragazzi, ricordo una cosa, a questo non possiamo fare un tetto di legno, sennò prende fuoco, esatto. Come mi sembra che ho già detto nella puntata scorsa, e quindi dobbiamo un attimo valutare se chiudere tutto, oppure lasciare qualcosa di aperto, o chiudere, o avete capito. Però insomma, questa è stata la nostra idea, non ne siamo sicuri, quindi se ci date una mano anche voi, tanto ben meglio. Benvenga. Poi ragazzi, abbiamo pensato che in questa puntata potremmo andare in esplorazione, ma non nella miniera, ma in superficie, per vedere un attimo cosa abbiamo qua in giro. Quindi io e Vlad ci siamo già equipaggiati, io finalmente ho la mia spada di ferro, che mannaggia la miseria, Vlad non me l'aveva fatta. Poi ho, vabbè, pane, scudo e bla bla bla. Quindi direi partire subito. Vlad, dove sei? Quanto pane hai, scusami? 3. Ah, allora aspetta, devo prendermene un attimo anch'io. Ma sono tutti miei, infatti. Infatti, aspetta, me ne faccio un attimo anch'io perché... Ok. Spero di trovare cose belle, per esempio le mucche. Le mucche. Allora, qui che figata che andiamo subito sugli alberi, così abbiamo una bella visuale. Qui Vlad c'è una miniera, come puoi vedere. Ok, ma non mi interessa per adesso. No, però sto dicendo che nel caso l'altra non vada più bene, ci spostiamo qua. Quindi è da tenere a mente, ragazzi, mi raccomando, ricordatevelo. Oh, qui ce n'è un'altra e lì c'è la lava. Ti ho perso, dove cacchio vai? E poi mi vedi o vai da altre parti? Ma io vado come dobbiamo andare normalmente. Ah, vedi okay. Che lì c'è della lava, però sì, non sì, credo sì. Che... No, però capisci che questa con una sola secchiata possiamo prenderla e portarcela. Per il generatore di cobblestone. Sì, sì vabbè, sì, qui, sì. Qui si interrompi, quindi... Va bene, possiamo anche tornare indietro. Oh, questi sono i fiori che volevo mettere davanti a nostra casa, ragazzi. Vedi? Quale sono dei questi, tre? Vlad? Ma tutti, insomma. Preferisco quelli rossi, che sono decisamente più fighi. Però se ci sono rose. Questi bianchi, pazienza. Vabbè, prendiamoli tutti a sto punto. Sì. Voglio salire sempre più in alto per vedere meglio. Infatti. Sono ansia. Però c'è una quantità di alberi, ragazzi, qua in giro, che non si capisce un tubo. Infatti, speravo... Oh no, vedo già il mare. Oh no. Allora, vedete che lì già finisce, ragazzi, e non abbiamo camminato per niente, quindi siamo abbastanza circondati dall'acqua. No, c'è ancora altra isola più in avanti, solo che appunto è una palude, quindi c'è sta montagna d'acqua. Boh, io direi allora di andare... Non saprei, ragazzi, perché... Cioè, ok, Vlad, c'è l'acqua davanti, però o la superiamo o rimaniamo sempre qua. Qualcuno ci aveva dato delle determinate coordinate per un villaggio. Che mi sono dimenticato. Yeah! Bravo Vlad! Anche tu, mica io. Oi. Oh, ma sei te che devi guardare queste cose. Vabbè ragazzi, noi andiamo in avanti, sentite. Se poi sbuca qualcosa, ben venga. Se no, ci attacchiamo. Dovevamo prenderci le barchette. Allora ragazzi, abbiamo guardato le coordinate da voi suggerite. E il problema è il fatto che sono troppo lontane. Perché in confronto a dove siamo noi sono tipo anni di distanza. E quindi non sappiamo se andare. Proprio in questa puntata, perché non abbiamo neanche un vero mezzo di trasporto. Più che altro non sono estremamente lontane, però ci metteremo veramente troppo tempo adesso solamente sì. Per andare al villaggio. E sinceramente, se no, potremmo tipo andare al villaggio. Ma poi non torniamo più a casa, sennò poi il video diventa lungo 50 minuti. Boh, anche. Quindi o andiamo direttamente al villaggio e basta, però poi nel video non mostriamo che torniamo a casa, perché poi torneremo almeno off camera. Sì. Direi che è la cosa più giusta da fare. Si può anche fare, però se poi ci avete preso in giro e non c'è il villaggio lì, ragazzi... Vabbè, che in teoria sono stati in più a dirci delle coordinate, quindi più o meno ci manteniamo su quelle coordinate lì. E oi, rallenta, ferma, perché stiamo andando veramente troppo lontano rispetto alle coordinate che dobbiamo prendere per andare dal villaggio, quindi dobbiamo andare tipo da questa parte. Allora ragazzi, non dovremmo essere molto lontani perché le coordinate dicevano 859 in X e in Z 526. C'è il villaggio, l'ho visto! Io non lo vedo, però vabbè, mi fido. C'è ragazzi, grazie! Ammazziamo sto coniglio, vieni. No, lascia stare i piccoli conigli, Ari. Oh, aspetta, già che ci siamo, prendiamo il cazzo. Sì, infatti. Facciamo... Oh, eccolo, lo vedo anch'io adesso.
Oh, ciao belli. Ciao bellissimi. Buongiorno. Allora, cosa abbiamo? Carote. Vabbè, prendine un paio, derubali. Patate! Patata. Grazie per le patate, ragazzi. Vediamo un attimo cosa hanno, perché sinceramente se me lo ricordavo avrei portato qualcosa da scambiare, se in cambio degli smeraldi, però... Sì, sì. Furbo io. Qui barbabietole. E boom, basta. Io ti do una patata. Te cosa mi dai? Dammi una patata. Tirchio. Non ti dà niente a te poi. Ma no. Ah, ecco la chiesa, quella roba lì. Insomma, come la vogliamo chiamare. Andiamo a vederla. La chiesa. Andiamo a pregare, ragazzi. Sì, va infatti bene. Non ci ho fatto caso. A parte che non si può neanche entrare. Giorno sì, padre. La chiesa. Non c'è niente, non c'è una chest, non c'è niente. Che tirchi che sono, Madonna. Vabbè, vivono nel deserto alla fine. Ok ragazzi, dopo aver derubato, insomma derubato è una parola non grossa, perché mannaggia la miseria, non c'hanno un tubo, sti tizi, villaggeri. Infatti, direi di andare ancora più avanti, tipo lì vedo che c'è la savana, quindi già che ci siamo. Già che ci siamo potremmo andare a vedere l'altro villaggio, perché ci avete dato sì. Due coordinate, quindi tanto vale che andiamo a vedere anche quello, no? Ok, sì, sei sempre qua in zona e non è... Più o meno 30 minuti anche lì. Oh, mucche! No, ragazzi. Sì, cosa vuoi farci queste mucche però? La pelle. Vabbè, prendi, la pelle dai. Per fare le cose da esposizione. Oh, cavalli. A cavalli. Ma è un cavallino. Sì, sono dei pony. Pony. Carino. L'ammazzo. No, scherzo ragazzi. Cattivo. Non sono più così crudele. No. Sto arrivando sempre nel deserto. No. L'ho visto. Ok, finalmente ci siamo. Meno male che erano giusti, ragazzi, ste coordinate. Avevo paura che ci prendeste per i fondelli, appunto. Qui ci sono tanti coniglietti, tra l'altro ci sono anche le mucche. Da noi non ci sono le mucche, che palle. Bene che a casa nostra non ci sono, vero? Però nel deserto mi sembra ovvio, no? Allora, questi strombi qua, cos'hanno? C'hanno il cactus, grano, qui figurati ormai abbiamo... Oh mio Dio. Questa non ha manco l'entrata, sta casa, l'aria non ha neanche la porta. Aspetta, ah, no, devo dire. Ce la scherzavo, ce l'ha qua, non l'ho vista, ma... C'è qualcosa dentro? No. No, non c'è. C'è il pavimento in terra, fatto bene, ragazzi. Anche qua. Però io prendo tutto, cioè comunque c'è una staccionata e una pedana. Però la cosa interessante qui deve essere questa cosa che abbiamo cercato di rifare anche noi con la lava. Sai che poi però è uscito il generatore di cobblestone. Ah, sì. Ecco. E dovrebbe esserci, infatti, la chest. Olè! Bingo! Cosa c'è? Abbiamo trovato... Hai visto, vero? Sì. Ok, quindi prendiamoceli, portiamoli a casa. È sempre qualcosa, ragazzi, quindi va benissimo. Certo. Qui librerie, ragazzi, io le pigerei. Sì, prendiamole, va. Ce le togliamo di mezzo. Sì, ma... No, spacca, no, aspetta qua. Ma sì, spacca. Io ho spaccato il vetro. Come ragazzini. I ladri. Allora, io scambio una zucca... E te cosa mi... Niente, tirchio anche te. No, lo so ragazzi che dobbiamo scambiare roba più cazzuta, però... Ma non abbiamo niente. Mi voglio fregare. Poi non c'è altro? Non penso, perché queste piccole sono inutili, non c'è niente. Aspetta, fammi controllare di nuovo la chiesa, perché ora chiamo chiesa. Chiesa. No, neanche qui non c'è niente. Di solito c'erano delle chest qua, ma porca miseria. Ma nel deserto cosa vuoi avere? Va bene che sono rigenerate a random, però... Cribbio, un po' di fantasia. Sì, random, però Lara, ti giuro, io non ho visto un villaggio che sia fatto bene. Ogni volta che vedevo un villaggio però... c'era qualcosa di strano. Lo so, però dai ragazzi, che palle, dopo tutte le versioni che sono uscite di sto gioco. E direi che per ora siamo a posto. Direi che abbiamo esplorato abbastanza, quindi possiamo tornare a casa. Sì. Se avete altre coordinate, ragazzi, ditecele perché ci fanno bene alla salute. Sì. Ok, ragazzi, siamo tornati a casa e devo dire che abbiamo trovato anche una cosa molto interessante per la via di casa, perché siamo giustamente dovuti passare per l'acqua, con le barchette ovviamente, e abbiamo visto un tempio sott'acqua. Esatto, che tra l'altro è da quella parte in là. Sì, è in là. Però era una cosa veramente enorme, ragazzi. Quindi se magari avremo l'occasione più avanti di esplorarlo, ben venga. Quindi, in questa puntata direi che possiamo tipo aggiungere alla nostra farm anche le patate, le carote, magari fare anche una farm di cactus e quella delle canne da zucchero, no? Sì. Quindi, già che ci siamo, dove possiamo farla? Allora, quelle di cactus, non vorrei neanche sprecare tanto spazio per dei cactus qua in giro. Al massimo la facciamo un po' più sulla collinetta, da qualche parte, no? No. Abbiamo lo spazio qua vicino a casa, Vlad. Va bene. Guarda questo. E qui ci facciamo anche le canne da zucchero. Facciamo cactus e canne. Sì, esatto. Tanto abbiamo anche l'acqua del pozzo, quindi easy. Del pozzo.
E boh, io cosa faccio, ragazzi? Io fico la terra. No, la sabbia devo pigiare. Mannaggia. Ah, è vero, abbiamo anche le librerie che saranno un bel tocco di... di classe. Esatto. Di design. Scappa a casa, Vlad. Scappa! Corri! Che caca sotto! Che paura! Ok, ho la quercia, te la droppo. Ah, così ancora ci può stare. Però, insomma, è troppo piatto, capisci cosa intendo? Togliamo, sì, ho capito. Nana. Servirebbero delle lastre, scusa. Ma non so, boh, vedremo. Allora, andiamo a dormire! Ti puzzano i piedi. Allora, cosa vuoi fare? Dove le vuoi mettere? Che lunghezza, che larghezza? Qua. No, non saprei, boh. Fai te per una volta. Vabbè, metti una fila di canne da zucchero, anche due, e una fila di cactus. Sì, dai. Sì, dai. Dai, uno, due. E sono le file di canne da zucchero. Acqua, cactus. A sto punto facciamo tre file, va. Sabbia qua accanto? Sì. È lunghissima, Vlad. In effetti gigante. Facciamola più piccola, va, che non mi bastano troppo, neanche i blocchi. Ok, fino a dove hai messo la sabbia? Ma sì, la fai piccola. Ok, metti sabbia anche qua. Dove? Qua. Così ci mettiamo due fili di canne da zucchero, no? No, è brutto. Lo sapete che per me non mi piace. Va bene, mettiamo una secchio di acqua. Una secchio di acqua. Due secchia di acqua. Canne e non quelle che pensate voi, ragazzi. Peggio. Ok, sperando che sti cosi crescano, se no, mannaggia miseria, ci incavoliamo. Dovremmo essere a posto. Le patate. Cerchiamo qualche torcia. Lari, manca le patate, no? O sbaglio? Sì. Ok. Tieni, abbiamo spazio per tre cose di patate. Anche perché il resto sono carote, quindi provvisoriamente metteremo le patate e le carote. Infatti. Qui faremo un altro. Però ragazzi, cioè, Vlad, perché c'è un maiale dai polli? È vero, com'è possibile? Oi. Si sono accoppiati un po'. Oh madonna, sono usciti tutti, Vlad. Ma sei un rinco, ragazzi, venite qua, dai. Come ha fatto a uscire, scusa? Non lo so, l'ho visto saltare di brutta maniera. Ma sai perché? Perché probabilmente seguono anche le patate, però caspita. Hai visto le patate? Sei saltato. Oddio, hai visto cosa ha fatto? No. È passato attraverso l'assi di quercia. Ah, scusate, stavo dormendo. Ciao, Vlad. Rimani nel recinto con loro. Ma io non riesco a spiegarmi quello che è appena successo, ragazzi. Però. Ma lo so, l'ho visto anch'io saltare, tipo sui tappeti. Il che non è spiegabile. Ma io non saltare, l'ho visto attraversare gli assi. No, ragazzi, mi sa no, che. Da me non è. Boh, non lo so. Mi sa che dovremmo rimodellare un attimo la zona di maiale. Ma io le lastre non le voglio mettere, ragazzi. Vi giuro. Metteremo il vetro. Allora ragazzi, direi che possiamo concludere con la puntata. Aspettate che uccido sto zombie, fatemi prendere la spada. Ci penso io. Aia, mi ha fatto male. Lol, che nabbo che sei. Detto questo ragazzi, speriamo che la puntata vi sia... guardalo qua. Puntata vi sia piaciuta. Droppate nel caso un like. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!